E ciao ragazzi, io sono Zero e oggi siamo su Resident Evil 2 Revelation, pronti a proseguire da dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio, proprio qui mentre guardavamo il culo della signorina tentando inesorabilmente e ovviamente fallendoci miseramente. Siamo pronti a proseguire da dove ci eravamo lasciati qui, proprio qui mentre c'erano i due bestioni laggiù. E io sto continuando comunque dopo l'ultima puntata di seguito con la gola che mi fa male, quindi sono proprio uno stronzo a livelli proprio quelli, insomma. Avete capito, sentite. Ah, possiamo proprio andare così di furtività estrema? Va bene, ci sta bene. Il problema è che sarebbero tutti molto ma molto cazzuti, quindi molto meglio così. Senta, nel culo. Oh, veramente nel culo ha pigliato, vabbè. Ok, va bene, L1 e R2, va bene. Proprio perché non riesco a parlare. Detto ciò, siamo pronti a prendere una chiave sopra un carro attrezzi. Chiave arrugginita, ma va bene. Qui si può spostare in qualche modo? Assolutamente sì. Sento dei rumori ignobili. No? Ok. Beh, basta, basta. Apra la porta, possiamo proseguire. Ehm, mio Dio, ogni volta sta merda. Senta, dovrei passare. Ma vado a cagare. Ah, bene, siamo qui dopo aver fatto l'intero giro, praticamente. Ma salve. Ah, sono usciti proprio dalle celle. Beh, questo è un piccolo problema che dovremmo risolvere alla vecchia maniera. Nel culo, sempre e comunque. Bene, fatto ciò, sentite, io me ne vado. Fuga, fuga, signorina, fuga. Ecco, siamo pronti a mettere sta merda. Ma ce l'avevo, scusate. Ah no, non l'ho presa perché non ho ancora attivato la corrente o l'ho attivata. Non sono ancora sicuro di quello che ho fatto. No, no, sentite, non bussate. Non bussate, non bussate. No, fuga. Signorina, meglio se ce ne andiamo da qua comunque. Bene, chiave arrugginita presa. Pronti a proseguire. Attenzione alle scale, signorina. Ah, c'è un ragno. Fanno schifo i ragni, ragazzi. Ovviamente non potevano mancare. Ma giustamente. Liscio, liscio clamoroso. Senta, può fare. Oh! Dio, mi sono cacato sotto, va bene? Sì, mi sono proprio saltato dalla sedia. Sembravo tipo un canguro negli anni 50 che ballava la macarena. Ma vabbè, facciamo finta di nulla. Sì, perché fanno un po' schifo gli insetti. E l'ho visto, t'ho visto, a te t'ho visto. Cazzo, fuggi. Vai, schiacciali, signorina. Col piede, col piede. Ma perché dovrei usare un coltello contro... Oh mio Dio. Scusi, aspetti, cassa, non si incazzi. Non si... Volevo solo tagliarla. Aspetta. Oh, che figata. Via, via. Fuori, tu non puoi passare. Via, via, assolutamente. Aspetta, questa si può? Mio Dio, che figata. Dove cazzo l'ho mandato? Dunque, icona partner. Se il tuo partner entra in condizioni critiche quando è separato da te, sarà automaticamente game over. Ah, bene, quindi non dobbiamo ammazzare nessuno dei due. Quando separati, l'icona del partner viene mostrata automaticamente, l'icona lampeggia di rosso se la loro salute è quasi a zero. L'icona indica anche che non è possibile cambiare personaggio. Puoi impartire semplici ordini al tuo partner. Segui, aspetta, va bene. Allora, segua, segua. No, ho sbagliato. Se la vede lei, signorina, mi raccomando, non usi... Ma non vale. Scusa, signora, né per qualcosa, ma là la starebbero un po' stuprando. A sangue anche. Aspetta, venga qui. Ma perché fanno i teletrasporti, ragni? Ed ecco la corrente, trovata un po' a culo, ma l'ho trovata. Beh, oh no, 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 via, 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 via. Oh, merda. Punta la torcia negli occhi dei nemici con L2 per accecarli e renderli vulnerabili. Ah, bene, quindi proprio... Nah. Mi scusi, una mazzata in testa non la toglie nessuno. Beh, ancora, ancora. E vabbè, la fa culo, va. Bene. Nel pene, colpiscilo. Direi che va bene così. No, ma vabbè, ho capito però, signori. Quando è troppo, è troppo. È col cazzo che esco, signori. Come ci esco da qui? Signorina, una mano. Per cortesia. Ah, di qua, aspettate. Sali. Anche un po'. Ragnetti di merda, io starei cercando di non crepare in modo indelebile qua. Vabbè, oh, e dai, cazzo. Ok, che culo. Sì, sì, va tutto bene, sì, però lei si è volatilizzata come se nulla fosse. No, ma bene, racconta questa storia a tutti. Beh, almeno abbiamo la corrente. Salve, t'a posto? Sì, sì, t'a posto. Bene, fatto... senta, ma lei... Ah, nel culo, ha i coglioni nel culo questo! Ma che cazzo... Signore, signore, mi sta lisciando, non è per qualcosa, ma sapete com'è. Signore, mi sta lisciando molte volte. Va bene, è morto. Questa l'ho letta, giusto? Sì, il processo cacca cacca, quello. Oh, chi è? Ma perché zoomano dalla finestra questi? Senta, rotti i coglioni. Petti, petti, petti. Oh, oh, oh. No, non era prevista questa cosa. Vada a cagare, mangi sto sandwich. Becca di questo, giovanotto. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta,
Signora, io fuggo, poi veda lei. Ma vediamo come se la cava. Oh, questo si chiama fucilata in volo. Vi piace? L'ho inventata io. Stia a terra, stia a terra, stia a terra. Vabbè, noi continuiamo nel frattempo. Poi, non so, una camomilla, un tè, faccia lei. Però che cazzo... ma vuole morire? Ah, bene. Ma spiegatemi voi che morte di merda è questa. Va bene. Possiamo andare avanti curandoci, ovviamente. Se no, qui ci salta uno dalla... Che culo, mi sono curato al momento giusto. Altrimenti penso sarei morto. Di qua. Oh, no, no, vabbè, un po' più cauta, signorina. Qua si spezza le cosce, poi. Di qua. Venga, venga. Abbiamo il momento opportuno per prendere sta merda. Salve. T'ha posto lei? Sì, t'ha posto. Benissimo. Sì, lo vedo, lo vedo. È molto appariscente. Quindi torturavano la gente. Tagliamo un braccino. Una coscina. Non mi ha visto, vero? Oh, aspetta, non mi aveva visto. Non vale, sta cosa non vale. Muoia. Aspetta, muoia. Ah, bene. Però le morti non mi piacciono proprio. Nel senso, muoiono proprio come degli idioti. Va bene, finalmente siamo qua. E finalmente forse abbiamo anche finito questo primo episodio. Probabile. Non si sa, due episodi penso vadano bene per il primo episodio. Ecco. Damose fuga. Fuga. F-U-G-A. E aspetti, prendo un attimo la LB. Bene, no, senta, lei si faccia i cazzi suoi nel frattempo. Ma bene, abbiamo anche rotto... Sì, sono un idiota probabilmente. Ma vada a cagare lei, aspetti. No, abbiamo problemi seri qua. Un momento, lei, aspetti, aspetti, aspetti. Ok, aspetta. Pure lei, pure lui. Tutti qua. Signori, facciamo una gangbang zombie qua. Attenzione. Oh, cambia personaggio. Almeno così facciamo finta che non c'è successo nulla. Fermo. No, ti aspetti, sto puntando la torcia negli occhi. Visto? Questa è la tattica di Zero. Punta la torcia negli occhi e poi fai finta che non è colpa tua. Aspetta, non mi mangi. Non mi mangi. Ci sono i bastoncini della Findus. No, 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 fermo. Oh, la madonna. Vabbè, ho capito, ma pure questo. Quando vieni colpito da un attacco potente, entrerai nello stato sanguinamento. In questo stato non potrai correre e subirai un danno costante. Va bene. Usa una fasciatura per fermare il sanguinamento. Se il tuo partner possiede una fasciatura, potrai usarla automaticamente. E senta, ma la fasciatura dov'è che è? È questa? Posso usarla? Ma usala, per l'amor di Dio, usala! Come si usa? No, non posso... Che cazzo fa? Non lo so... senta lei. No, non è per qualcosa. Oh, la madonna, aspetti, lei può anche morire così. Vada a cagare e muoia, cazzo. Deve morire, deve morire. Ok, è morto. Inferiamo sul cadavere, signorina. Inferisci. Ok, direi che ho fatto una strage. Sì, in che modo direte? Beh, ho lanciato tutte le molotov, ovvero due, che avevo sul nemico. E a quanto pare ce l'abbiamo fatta. Ma ora rimane un dilemma. Rimane un dilemma esistenziale. Come cazzo entro adesso? Non sapevo in quale altro modo fare, per cui ho caricato la partita di Eccoci. Di Eccoci, sì. Rieccoci qua con la signorina, perché serve giustamente il piede di porco. Sì, il fuoco impediva assolutamente il passaggio, quindi non capisco come avremmo dovuto fare, per cui ho dovuto caricare e ora siamo nuovamente qui pronti ad andare avanti e fuggire soprattutto da questo posto, perché penso che siamo giunti alla fine del fuggimento, diciamo così. E lei che vuole? Che cosa vuole? Non le do i biscotti di zia Pina, crepi, neanche il panettone di Gigio. Può morire in pace semplicemente. Quella come cazzo sta a morire? Ah, ok, ce n'è un altro. Ma non ha senso, scusate, sta cosa non ha senso. Senta, in questo momento direi che è più forte la zia Pina qua. Senta, zia Pina, no, c'è zia Pina, non si muova, c'è zia Pina. Che ne pensa? Abbaffanculo, va. Sì, queste sono azioni combinate, attenzione. Possiamo anche proseguire adesso, non è vero. Va bene, questa intanto sta, mamma mia, sono morto. Non la colpisca, aspetta, signora, però starebbe morendo quella. Signori, avremo un po' di disguidi qui. Che cazzo fa? Vediamo un po' la loro lotta. Ecco, bene. È un paio di coglioni, Clero. Stoppi la porta. Faccia almeno qualcosa di sensato invece di... Sì, pure so che vuole mangiare proprio quella parte intima, ma si contenga. E finalmente siamo tornati nello stesso punto di prima, dopo aver fatto mille mila metri, perché mi faceva ripartire sempre prima di aver fatto la strage. E siamo finalmente usciti fuori. Quel cazzo di posto. Dove credi che sia? Concordo, concordo. Beh, adesso siamo un Monster Hunter più o meno. Disse la povera anima lamentandosi del suo destino. Oh, ancora questi stupidi braccialetti. Tu chi sei? Voglio risposte. Io sono la guardiana. La paura vuole un pubblico e un conduttore. Guardiana?
da noi. Bene, molto bene. Claire, guarda, laggiù! È spawnato un albero, signorina, non vorrei farla cagare sotto, però. Magari possiamo mandare un SOS. O magari possiamo chiamare la nonna e dire che la cena è pronta. Non lo so, qualcosa del genere. Attenzione, non sfragniamoci. Visto? Puoi farcela. E cade giustamente, ma è sempre così, sempre. Ma perché voi rimanete così a guardare il vuoto se casomai può cadere un altro pezzo? Un'altra, giusto, un altro pezzo di trave. Barry non mi perdonerà mai. Sfonda tutto, giovane! No, okay. No, io ci provo sempre, ragazzi, ci provo sempre. Barry può andare a fanculo. Momento, abbiamo un ratio di fuoco molto più elevato e lo utilizziamo giustamente con il fucile, che è sempre molto meglio. Già, capisco, capisco, ma mi servirebbe una piantina, sapete, la marijuana purtroppo ha effetti molto positivi, quindi dovremmo prenderne un po' per la signorina. Qui c'è... Ah, qui ok, il microfono funziona, quindi. Allora? No, è andata. Rimani qui. Vado a dare un'occhiata. Fatto. Speriamo funzioni. Merda! Qualcuno mi sente? Il mio nome è Moira Barton. Io e i miei colleghi siamo stati rapiti con la forza. Non so dove siamo. Ci hanno messo questi cazzo di braccialetti e questa pazza continua a parlarci. Degli orribili mostri hanno ucciso gli altri. Per favore, aiutateci! Per favore! Merda! Ripeto. Il mio nome è Moira Barton. Oddio. Ma dove siamo finite? Beh, questo potrebbe essere un piccolissimo problema. Prova completata, che lavoro di squadra. Più o meno, vabbè, facevo morire la tipa apposta, ma vabbè. Coppia letale, ma più o meno, ho detto sempre più o meno. Va bene, medaglia grado B, siamo state delle merde perché sono morto tipo 5 volte. Va bene, impostazioni delle abilità. Ok, abbiamo anche le abilità, proviamo un po' a acquistare qualcosa. Allora, lanciatore, cura rapida. No, aspetta, prima. Potenza compatta. Poi bonus cambio, piede di porco. Ok, questa è la tipa e questa è l'altra, ma io preferisco questa. Quindi allora aumenta la potenza di fuoco quando siamo accovacciati, riduce il tempo necessario a usare le erbe e aumenta la potenza delle armi secondarie. Prima le erbe, prima cosa. Poi vediamo la tipa se ha qualcosa di utile. Tipo, ma che cazzo fa col mattone? Vabbè, soccorso rapido 1500, sul serio? Vabbè, non ci serve per il momento. Usiamo ancora, aspettate. Aumenta l'efficacia delle erbe. Mio, subito. Ma abbiamo un bordello di roba. Ok. Poi resiste ai colpi fatali. Ma ottimo, ottimo. 3000 sono un po' eccessivi. Va bene, ancora delle erbe. E per ora direi che va bene così. Potenzio prima di tutto tutta la salute, perché ovviamente è la cosa più importante da fare in questi giochi. Poi, chissà, vedremo. Comunque non so quando finirà il primo episodio di questo gioco. Io ovviamente ho soltanto il primo episodio, come già detto. Non ho tutti e 5 gli episodi, ma scopriremo pian piano che cazzo bisogna fare e come soprattutto fuggire dall'isola, forse. Ah, la barca, proprio così, va bene. Ripeto, il mio nome è Moira Barton. Salve, carpentiere. Dove siamo? Vi supplico per l'amor del cielo, aiutateci! Merda, c'è nessuno là fuori! No, questa cazzo di cosa! Sono qui, piccola. Per favore, tieni duro. Probabilmente c'è il padre incazzoso, ma chissà, vedremo. Ecco, Capitan Findus, è lui! Che ve ne pare?
Manca solo un po' una sfoltatina, diciamo, ai capelli. Inquietante, molto, ma molto inquietante. Ora sta qui alla barca, signorina, capito? Ho delle cose da grandi da sbrigare, ma tornerò più tardi, ok? Ah, ok, quindi giochiamo anche non con lui? Non puoi lasciarmi così! No. Non puoi seguirmi, è troppo pericoloso. Ma neanche qui sarò al sicuro. Esiste una ragazzina al mondo che faccia quello che dico. Va bene, stammi vicino. Sei con me ora. Andiamo. Bene, vediamo di non fare cagate, ok? Benissimo, siamo con quest'uomo che a quanto pare penso abbia molte più armi del previsto, ecco. E a quanto pare penso che dovremmo ammazzare molti tipi, ma possiamo tipo... Ah, ok, non si fa proprio un cazzo. C'è un fantasma. Molto bene, e gabbiani. Dovrebbe essere quella. Ok, dovrebbe parlare da là. Ci vuole tipo la Madonna per arrivare ai fini. I tuoi genitori? Non ho più i genitori. Zomba vecchio! E che cazzo? Non so perché sono qui. Sono qui e basta. Ti ha presa, come ha preso la mia piccolina. Si chiamava Giaffredo. Poi è diventata una donna. Ma a dettagli. Non ti faccio paura? No, sembri a posto. Bene, sto utilizzando un po' di strade alternative. Da lì non si passava, quindi ho deciso di fare una strada un po' più... Oh, salve. Aspetta. Ok. Vabbè, è inutile sprecare munizioni contro questi cosi. Va bene, di qua. Senta, signorina, non mi faccia fare delle brutte figure con i ranghi, mi raccomando. Come ti chiami, piccola? Torcia sì, no, ok. Natalia. Bene, Natalia. Proprio un bel nome. Io sono Barry. Barry. E lui è Barry, bene, che bel nome. Una merda. Esatto, facile da ricordare. È vero. Bene, sono discorsi così interessanti da farmi strappare delle lacrime, guardate. Va bene, possiamo anche andare di qua. Le scale non ci interessano per il momento. Quindi proseguiamo da questo lato anche Fre. L'unica via di accesso. Anche Fre? Che cosa anche Fre? Senta. Sì, anche se fra un po' ci fermiamo. Ma se adesso siamo usciti, perché lui rientra come il coglione che è? Scusate, una pianta rossa, erba rossa, forse da più vita? Oppure da altre cose? Non lo so, potrebbe anche essere della marijuana molto buona. Combinazione degli oggetti. Gli elementi segnati con uno più possono essere combinati con altri oggetti. Per combinare gli oggetti, scegli combina nell'inventario o vai alla schermata delle combinazioni. Bene, quindi inventario, poi usiamo questa... Combina con questa che forma erba verde per 3, va bene. Ci sta, no? Benissimo, detto ciò. I mostri. Mostri? Sì. Senta la bambina, la supplico, perché qui sennò stiriamo le zampe. Ok, qui non c'è nulla. Salve. No, no, ma guardi, io venivo in pace, non è per qualcosa, ma... Vabbè, queste sono proprio teste di chiodo, sentite? Io venivo in pace. E neanche questo va bene, allora crepi. Beh, oh, che signorina, non mi tiri calci. Dannata. Ah, no, questo. Scusi, non ho visto. Vaffanculo. Bene, deve ora... essere uno degli infetti citati nel briefing. Si può? No, dai! Vi prego, era fantastico palleggiare con le scatole di cartone. Samurai Age, o comunque Age. Non ho mai sentita sta pistola. Bene, e dunque, boh. Un altro. Come Moment. Lo sai? Riesco come a vederli. Ah, quindi possiamo vederli. Percezione di Natalia e puntamento. Natalia possiede l'abilità di percepire i nemici. Facendola accovacciare con L3, sì, può aumentare il suo raggio d'azione. Inoltre, nella posizione accovacciagne, Natalia può muoversi senza fare rumore, in modo che i nemici riescano a trovarla più difficilmente. Natalia può anche trovare oggetti nascosti con L2 puntandoli. C'è qualcosa più avanti, attento. No, fermati, bambina. È troppo pericoloso. Perché? Non ho paura. Ti posso picchiare a sangue? Senta, no, prendo prima questo. Punta, è qui, ci sono delle munizioni nascoste sotto il suolo. Poi, lì c'è una luce, è quella luce, spari la luce. No, che okay, non serve una mazza.
Ok, direi di cambiare personaggio però. Senta, bambina. Ora tocca a me occuparmene. Concordo. Beh, io direi di ucciderlo così, anche se sappiamo già come funziona. Sempre nel culo, sempre co... Che cazzo fa? Va bene, voleva la mela sul tavolo, ma io non gliela darò. È mia, è mia. Bene. Mappa del centro di detenzione. Abbiamo trovato una mappa che non servirà praticamente a una cippa, perché già avevo una mappa precedentemente, ma a quanto pare potrebbe tornarci utile. E qui, oh, salve. No, no, aspetta, aspetta, mamma mia, che liscio clamoroso. No, aspetti. Ma questa è proprio una merda. Senta, ha rotto il coglione. Bene. Headshot, non lo so, ma sono infetti un po'. Forse sono qui da parecchio tempo. Perché uno, sono lenti come la merda. Due, hanno la faccia un po', non so, un po' screpolata. Un po' di burro cacao, amico mio, un po' di burro cacao. Bene, sono un cecchino, guardate che potenza. Mamma mia, oh, scusi. Nel culo sempre. Bella finestra, sì, è ottima fattura. Comunque, di qua, dunque, dove sono i nemici che dovrebbero... Proprio spavaldo lei, ma arriva così come se nulla fosse. Aspetti, un attimo, devo sparare, a braccino, a braccino. No, che cazzo, io ci ho provato. Mamma mia, che cazzottone, peggio di... Ma no! Vabbè, questa era proprio pessima. Spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, ovviamente, mettete mi piace, condividete, commentate, iscrivetevi. Noi ci vediamo così in un prossimo episodio di questo gioco. Perché comunque lo sto continuando per il momento. Poi dopo, ovviamente, sta a voi decidere, perché io sto registrando tutto di seguito. Quindi non so minimamente che cosa stavo... È troppo pericoloso. Sì, sì, lo so. Dicevo, non so minimamente... cosa diciate, visto che non l'ho ancora visto, non ho ancora neanche messo il primo episodio. Detto ciò, noi ci vediamo così in un prossimo episodio. Spero che il video vi sia piaciuto, bla bla bla. Un saluto a tutti e al prossimo video, mentre ammazziamo questo nel culo. Nel culo, benissimo. E bye bye.